Amiche ed amici di Newsby.it, rieccoci ad una nuova puntata di Emoticon Opinioni a Confronto. Oggi abbiamo un graditissimo ospite, un collega eh, che è giornalista, scrittore, vice direttore dell'Espresso, Lirio Abbate. Lirio, buona serata innanzitutto. Ciao a tutti, eccomi qua, grazie per il vostro invito. Senti, Lirio, io inizio subito con un tema forte. Eh, ieri eh, tutti i telegiornali hanno parlato, ovviamente, della ricorrenza della morte di Giovanni Falcone, eh, di sua moglie, la eh, signora Morvillo, e mh, della, di quella tragedia di Capaci che ha sconvolto le nostre vite in quegli anni. Eh, sono solo i mafiosi i nemici di Falcone? Mm, beh. Diciamo, lui nella sua eh, vita, nella sua carriera, purtroppo di nemici li ha avuti anche dentro la stessa categoria, per cui sono quelli che lo hanno tradito, lo hanno ostacolato nella carriera, eh, quello che gli hanno impedito eh, di, di, di ricoprire incarichi ai quali lui aveva chiesto eh, di avere un posto diciamo, di, direttivo. Per cui, e lui ha lottato la mafia ma ha dovuto anche lottare contro i veleni diciamo, del palazzo i veleni diciamo, che le toghe purtroppo gli hanno, gli hanno mostrato e, e quella è stata una vita in cui lui eh, diciamo, ecco, da più parti si è dovuto guardare fino ad arrivare anche quando c'è stato il fallito attentato alla Daura nell'89 a quelle che erano le voci che dicevano che, ave che qualcuno aveva messo in giro a livello eh, istituzionale che quella bomba Falcone se l'era messa da solo. E questa sì. è stata una delle voci purtroppo che ha fatto partire quel volano in cui lui è stato messo in mezzo, è arrivato il corvo. Eh, Diciamo in cui lo, lo hanno preso di mira il corvo, erano quelle lettere che parlavano di lui appunto eh, come in qualche modo finito in un, in, un, in un vortice, non legale, ma tutto questo falso, fino appunto ad arrivare a, in qualche modo a cercare di delegittimarlo. E lui per questo parlò di menti raffinatissime che c'erano dietro, dietro a, tutto, a tutto ciò, per cui i nemici non erano soltanto i mafiosi. Certo. Senti, c'erano anche un po' di politici, eh? e magari qualche... Eh, qualche, <ride> no, qualche anche, anche, anche qualche giornalista, diciamo la verità. Eh? Sì, certo. diciamo che non ha avuto... Eh, diciamo, in ogni categoria ecco, aveva, non aveva sempre degli ammiratori. Certo. Per fortuna che in questo caso la, 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 la ricorrenza è toccata a un presidente della Repubblica come Sergio Mattarella che qualcosina sulla sua pelle relativamente a Cosa Nostra la conosce insomma no Quindi... come no, no. a parte conosceva anche Giovanni Falcone certo. e perché comunque in qualche modo soprattutto si era occupato dell'omicidio del fratello del presidente di Persanti Mattarella che viene ucciso a Palermo nell'Epifania e, e, e che poi c'è so, stata un'indagine, una lunga indagine proprio condotta da Falcone, il giudice istruttore, che aveva portato proprio ad accusare eh, all'inizio due estremisti di destra, eh, e poi questa cosa si concluse in una assoluzione. Ma Falcone portò avanti quell'indagine, quell'omicidio, dietro il quale appunto non c'era, secondo Falcone soltanto la mafia, ma un fattore politico di estremismo di destra e quindi in qualche modo eh, Sergio Mattarella ha conosciuto aveva conosciuto bene Giovanni Falcone e sapeva bene di che cosa eh, parlava ma soprattutto adesso mi fai ricordare c'era poi quella società civile che Giovanni Falcone mal sopportava cioè la società civile fu quella che in qualche modo mh, mandò una lettera c'era stata una signora mandò una lettera al quotidiano di Palermo, lamentando del fatto che il pomeriggio, nel momento in cui lei si appisolava, riposava, c'erano le sirene della scorta di Falcone che arrivavano sotto casa e la disturbavano, la facevano dormire, per cui suggeriva. Lei poi come altre persone si accodarono che magari questi magistrati potevano andare a vivere fuori dalla città, fare de degli alloggi proprio per loro, per non creare eh, problemi e disturbi alla quiete, al sonno pomeridiano dei palermitani. Questo certo. è anche una delle cose che dovete subire, Falcone. Certo. Non una bella pagina, diciamo. Eh, senti, oggi si parla forse, se. Io ho una sensazione, dimmi, magari sbaglio, è che mh, ai nostri concittadini, eh, mafia, criminalità organizzata, bah, sì, però ci sono tanti altri problemi che sembrano essere più urgenti, mentre invece questi sono problemi urgentissimi, perché basta vedere, e qui entriamo nel tema un po' caldo della giornata e di questi tempi che sulla pandemia la criminalità organizzata ci sta marciando come? Eh, come no, c'è stato eh, l'osservatorio del criminale che ha fatto un report a eh, pochi giorni fa eh, in cui è venuta fuori il fatto che la, la pandemia ha favorito gli affari delle, delle mafie ma ancor di più quello che è venuto fuori è, è il fatto che le mafie hanno messo le mani su attività economiche, imprenditoriali, commerciali, come ristoranti, bar, strutture alberghiere e la, la, la novità di questo di questa di questa analisi Fatte da più forze dell'ordine che hanno eh, inviato i dati è che eh, il maggior numero di, di movimenti sospetti di cambio di gestione o di societarie non avviene al sud, dove si pensa che la mafia possa certo. essere, eh, ma al nord. Cioè eh, diciamo le, le operazioni sospette, i movimenti più sospetti. Per migliaia di volte si av avvengono al nord. E questa cosa ti fa capire proprio come, eh, in qualche modo, il flusso criminale eh, si è spostato dal sud verso il nord, dove il nord ha trovato terreno fertile eh, più facilità di infiltrarsi e di prendere in mano la situazione, e di come la criminalità organizzata è ancora viva, è cambiata, si è. In qualche modo resa invisibile, mutata, ha mutato la pelle, come ha sempre fatto Cosa Nostra, l'Andranghe, la Camorra. La loro storia ci ha insegnato che non sono sempre state, eh, o si sono sempre mostrate allo stesso modo. Ci sono stati gli anni in cui si sono mostrati da carpentieri, da contadini, da trafficanti di droga, da assassini, da stragisti e si sono poi mostrati infine. Da persone dal colletto bianco, dal, uh, eh, dal mondo così invisibile che è però è capace di inquinare la politica ma anche eh, l'economia. E questo è, è il dato che ci, che ci mostra, nei, proprio negli ultimi mesi, è proprio, è proprio quello. Ed è, ed è preoccupante ecco, perché non la troviamo più al sud. Esatto, magari al sud è rimasto il vecchio boss contadino. Eh, però al nord c'è il figlio che ha fatto l'università. Non, no, non faccio un nome di università perché non voglio no, ovviamente no, colpevolizzare no. nessuno, però insomma, che ha studiato, ecco, e che è pronto ad entrare sui mercati, magari quei mercati internazionali. Penso alla Germania, la Germania che non ha ancora capito che cos'è la mafia o comunque la criminalità organizzata, eh, perché in Germania, soprattutto, il problema è questione legata all'andrangheta. In eh, Germania è legata l'andrangheta, è fatto bene. Loro si sono accorti di avere l'andrangheta in casa dopo la strage di Duisburg dieci anni fa, eh, ma ancora di più, insieme alla Germania, mettere anche l'Inghilterra è, è diventato un paese che. Eh, di offshore, di eh, un paese in cui i capitali eh, illeciti vengono con più facilità eh, nascosti, eh, lavati e, e portati verso altri eh, paradisi eh, fiscali. Un po' eh, ecco, oggi Londra ha preso quello che una volta era, eh, tu sei un esperto più di me, il, il ruolo che aveva la Svizzera, che avevano le banche in Svizzera. Oggi invece la Svizzera ha fatto cadere di fatto il segreto bancario c'è cioè più collaborazione con le autorità giudiziarie internazionali, anche con quella italiana, mentre Londra è diventata più un forziere e più impenetrabile. Ecco, cioè, ma, ma, ma mh, questa cosa ti fa capire eh, appunto che le mafie vanno a, mh, e trovano terreni eh, il terreno fertile, per loro è facile trovarlo, lo trovano oltre le Alpi, oltre i confini italiani. E questi paesi, a parte Duisburg, che ha fatto vedere il problema in casa, finché non vedono un problema criminale di sangue per le strade loro, questi i governanti stranieri, non si, ecco, non si pongono il problema di avere la mafia in casa perché comunque sono affari, qualcuno li prende, prende così, tanto infatti che non riconoscono nemmeno gli altri paesi il reato di associazione mafiosa certo. che è soltanto nostro. Certo, tra l'altro una delle idee di Falcone era anche quella di avere una super procura europea. Che, sarebbe, sì, sì. Che, che sono passati quasi 30 anni e ancora non, non ci siamo veramente sì c'è l'Europol ma non è la stessa cosa no, no, io, no. Io, io ho parlato con un po' di, di dirigenti della direzione Gen generale dei servizi antidroga che come tu sai eh, raccoglie tutte le forze i, 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 i carabinieri, polizia e guardia di finanza tant'è vero che ogni tot mesi il comandante cambia a seconda no, dell'arma di appartenenza che è un'organizzazione tra l'altro riconosciuta a livello mondiale come di grande efficienza, perché noi abbiamo anche uomini di notevole spessore dal punto di vista della lotta al del crimine, non lo hanno dimostrato solo. A proposito, Mattarella ieri eh, insomma, ha tirato una stilettatina alla magistratura che... Eh, niente male, no? Cioè, eh, magistratura nel caos, io ho voluto fare questo titolino un po' provocatorio, è un pericolo per la democrazia. Cosa sta accadendo, Lirio? Tu poi che segui attraverso l'Espresso, attraverso le tue inchieste per queste vicende da tanti anni? Beh, allora, eh, lui, lui ha voluto proprio nel giorno del ricordo di Giovanni Falcone, ma anche di Paolo Borsellino, certo. di Luca Morvilla, degli agenti alla scorta, per cui in un luogo simbolo che era che l'aula la, bunker di Palermo ha voluto ricordare il ruolo della magistratura. Perché? Perché dice in questo momento ha voluto ribadire quello che lui ha già detto in plenum al CSM, che ha già detto anche al Quirinale, e cioè il fatto che la magistratura intanto deve avere un, un ruolo in cui deve essere in qualche modo eh, rispettata. Eh, Credibile, deve essere, si deve rendere credibile di fronte ai cittadini, ma soprattutto oggi dobbiamo arrivare a una riforma di questa magistratura. Che cosa accade? Accade che le correnti della magistratura hanno portato a un cortocircuito, il cortocircuito, è la scintilla, è stata appunto l'inchiesta Palamara. Avevamo già dei segnali precedenti uh, a, a, que a quell'inchiesta lì. E questa cosa ha fatto venire fuori tutto quello che di nascosto della polvere sotto il tappeto per tanti anni si era, era messa. Adesso il bubone è venuto fuori. Mattarella vuole. Eh, Puntualizzare un fatto che la nostra repubblica si basa soprattutto sul rispetto delle regole, delle leggi e sul rispetto della magistratura, nel senso che ci deve essere un giudice, cioè noi dobbiamo di fronte al giudice eh, che deve eh, diciamo, naturalmente mettere, eh, eh, diciamo, <ride> diciamo, sul tavolo la conoscenza e l'imparzialità del del codice penale, del codice di procedura penale, deve essere quindi eh, imparziale. Questa imparzialità deve essere riconosciuta anche dal, dalle persone. Ma se invece le persone leggono e apprendono che questa imparzialità poi di fatto non c'è perché c'è sempre qualcuno che. Viene tirato per la giacchetta o viene influenzato per l'appartenenza a una corrente piuttosto che un'altra, per cui si pensa così come è venuto fuori, che si fa della magistratura un, diciamo, un martello con il quale picconare un politico piuttosto che un altro, eh, ecco, eh, tutto questo discredita, discredita un'istituzione. Che in questo momento di pandemia, in questo momento di crisi, in questo momento in cui siamo veramente, diciamo, molto, molto in basso, ecco, non fa, diciamo non, non, ecco, non porta nulla alla società, ma soltanto può, se così dovesse continuare. Eh, andiamo a peggiorare, ecco. per cui cerca in qualche modo di tirare certo. quella volata alla buona magistratura, perché tanti bravi magistrati ci sono, e che se certo. oggi si potrà far luce su questo sistema, Palamara, eccetera, è perché ci sono dei magistrati certo. che faranno il loro dovere. E che l'hanno anche in qualche modo scoperto e messo in evidenza, no? Sì. Se, qualche responsabilità, però, ce l'abbiamo anche noi, no? Informazio Parlo eh, noi, non tu e Dio. Sì, Informazione no no, 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 no. Ma il problema è, è di, di, a volte intanto su, sulle notizie: cioè, ma se è una notizia, la notizia va data, come darle, che cosa fare? Non strumentalizzare certe, certe cose eh, di fronte a una notizia. A volte, certo, ti devi uno si chiede ecco. Eh, diciamo, come, come, con quale enfasi darla, però è una notizia, se è una notizia va sempre data. E certo, il problema è che poi mh, a volte si strumentalizza, a volte si strombazza una cosa che magari eh, deve essere data con un giusto rilievo per quello che, che merita. E, ecco, ci sono secondo me casi e casi e situazioni e ecco, situazioni abbiamo anche noi le nostre responsabilità ah, non c'è dubbio Se, eh, ho l'impressione che ovviamente per certi aspetti meno male si spara meno rispetto ad un tempo l'altro giorno un tassista di Roma mi diceva ah, guardi qui hanno ucciso il negro che poi tu ben conosci un personaggio importantissimo della banda della Magliana in piazza San Callisto all'uscita da una bisca gli spararono in pancia e lui salendo in macchina andò direttamente a 300 metri circa dal luogo della sparatoria all'ospedale Regina Margherita dove peraltro poi eh, morì. Ma la cosa che mi ha impressionato ed è il sentimento che ti voglio riportare è il commento di un ex maresciallo dei carabinieri ormai in pensione che lavorava su quel caso fra gli altri. Nella zona di Trastevere, un quartiere molto popolare ovviamente qui a Roma, dove i vari, i vari personaggi della banda della Magliana svolgevano un ruolo quasi di controllo del territorio. E lui mi disse questo: eh, Sa una volta mh, se lei aveva dei problemi mh, e c'era qualche situazione eh, scabrosa, eh, loro lo risolvevano perché non volevano avere fra le scatole noi carabinieri. O i poliziotti o gli agenti segreti o, o, o gli investigatori. Adesso la situazione è un po' più eh, fluida e forse pericolosa. Hai questa sensazione? Tu che segui poi quotidianamente anche gli eventi del, di una grande città come la nostra, come Roma. Sì, su Roma sì, non c'è più quel, quel controllo del territorio. Quello lì che aveva la banda della Magliana, era proprio un controllo del territorio e eh, per questo all'inizio i magistrati mh, contestarono eh, il reato di associazione mafiosa certo. eh, e c'erano tutti quegli elementi che facevano sembrare quel gruppo proprio come eh, se fosse eh, la mafia, cioè nello stesso modo hai un controllo del territorio, fai il welfare sociale cioè... Eh, mh, il controllo del territorio si intende dal fatto che sai perfettamente chi è, a chi hai scippato, chi è stato lo scippatore, eh, a chi hai rubato e come far ritornare l'auto o le cose che hai portato via da casa ai legittimi proprietari o a volte per farlo eh, intenzionalmente, per ottenere in qualche modo, per mettere in pugno la vittima, e per, per venire da te e chiederti il favore di, di ritrovargli quello che gli era stato rubato, perché di fatto poi questo è avvenuto eh, e avviene sia al sud che in altre città. E che cosa è accaduto? Che c'è stata appunto, poi non, non è stata riconosciuta l'associazione mafiosa, ma soltanto criminalità organizzata, e c'era però questo controllo ferreo del territorio. Mm, oggi ci sono più, eh, più mafie che stanno sul territorio di Roma. Eh, hanno capito che non devono avere questo tipo di controllo del territorio ma si sono allargate come dicevo prima le mafie hanno una elasticità eh, un cambiamento le mafie hanno diviso il territorio anche per affari c'è chi gestisce il traffico eh, di droga di un certo tipo eh, se hashish o se eh, è cocaina e gestiscono altri tipi uh, di affari di, di, di un certo livello milionario, e come vedete, da alcuni anni non si fanno la guerra. Cioè la guerra si intende che non vediamo nel centro di Roma, nel centro di Roma, intendo, all'interno del grande raccordo anulare. Eh, omicidi, delitti che hanno una matrice eh, criminale, mentre fino al 2011 questo è avvenuto c'erano più di 11 omicidi di questo mh, riconducibili a questo tenore mafioso, eh, oggi non ci sono più, questo significa che siccome abbiamo l'evidenza che ci sono c'è l'Andrangheta, c'è la Camorra c'è in parte Cosa Nostra che su Roma ci sono i nigeriani gli albanesi che è diventata la manovalanza di, 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 di alcune di queste, di queste mafie eh, gestiscono ancora dei traffici illeciti, però non si vanno alla guerra significa che c'è stato un tavolo. C'è un tavolo a Roma attorno al quale si sono seduti questi rappresentanti e si sono spartiti eh, la torta eh, romana. E per farlo, attorno a questo tavolo si sono sedute persone che fra di loro si riconoscono come leader, capi di un gruppo. E per questo motivo hanno dato seguito a delle direttive, direttive che ancora oggi vengono applicate. Se così non fosse stato, a quel tavolo non si ci sarebbe potuto sedere. Oh. Eh. A oggi si sarebbero scontrati nelle piazze avremmo avuto de dei morti e non c'è più quel controllo di prima perché anche se in minima parte anche se in alcuni quartieri popolari questo avviene ancora sì, perché sì. se e, e in alcuni quartieri romani ancora mi risulta che se ti, si, eh, ti rubano la macchina la bici o, o la moto eh, c'è sempre qualcuno a cui ti sanno indicare a cui rivolgerti per farti Ritrovare un po' il cavallo di ritorno che nel sud si chiama così e tu paghi. Certo. Beh, sì, non, non solo a Roma e potrei raccontare degli episodi che mi, dei quali mi parlò il vecchio amico Tullio Pironti, che sicuramente conosci, grande scrittore, editore ed, ed ex grande pugile perché lui fece le Olimpiadi insieme a Nino. Benvenuti. In, in, in quel di Napoli eh, ogni tanto mi racconta di questi episodi del cavallo di ritorno. No? Eh, ti, ti dico solo che forse Francesco ricorderà, insomma, un'intervista a Francesco Marzullo, il nostro regista che ci sta aiutando in, dire... in questo lavoro. Eh, abbiamo avuto anche degli, degli episodi significativi. Senti. Eh, nel sottopancia, quello che i, i, indica chi sei, cosa fai Lirio Abbate, giornalista, scrittore, ovviamente conosciuto, eh, perché scrittore? Perché hai scritto tanti libri, ma uno è uscito mh, proprio da, da poco con un titolo che è, è inquietante, Chi era Faccia da Mostro? Eh, chi, il titolo è Faccia da Mostro, ma chi era fa, Faccia da Mostro e perché questo titolo? Beh, fa riferimento a un ex poliziotto che. Negli anni '70 era in servizio alla Squadra Mobile di Palermo e poi subisce una ferita da, provocata da un colpo di fucile alla, alla mandibola. Il volto viene sfregiato, e, e dopo un po' di tempo viene, eh, viene congedato dalla, dalla polizia per 30 anni sparisce. Questo ex poliziotto, mh, secondo poi alcuni testimoni. Che sono stati di vari delitti eccellenti, eh, di, eh, delitti di poliziotti, di cittadini. E parlavano e hanno parlato del fatto che era presente un uomo con la faccia da mostro, ultimo per il quale il papà di, del poliziotto Nino Agostino, che viene ucciso nell'89 a, a Palermo, lo riconosce, dice c'era questa faccia da mostro e poi lo riconoscerà. Quando verrà eh, identificato, molti anni, anni dopo, questa faccia da mostro non è un mafioso. Questo ex poliziotto non è un camorrista, non è uno dell'andrangheta, ma è l'uomo che le indagini hanno ricostruito essere la cerniera fra questi ambienti criminali e ambienti deviati delle istituzioni, non è uno che faceva parte dei servizi segreti, almeno ufficialmente hanno sempre negato che facesse parte, però è stato accertato dalle da, da intercettazioni o almeno così, lui lo dice, che in qualche modo a, una, a, un, a un servizio di intelligence faceva parte, che era stato addestrato in Sardegna, tutto fa pensare a Gladio e, e, e poi insieme a lui diciamo, troveremo, perché testimoni ce lo racconteranno, nel corso degli anni in Sicilia, in Calabria, che sono le due regioni che ha frequentato, che si chiamava questo uomo... Faccia da mostro c'era una donna e insieme a lui questa donna, anche questa viene identificata come una donna che poi è risultata essere nella lista di Gladio e ufficialmente oggi è una casalinga disoccupata ma di cui, del cui passato non si sa quasi nulla per 30 anni. Una, una napoletana che eh, sarebbe bello capire che cosa ha fatto. e eh, eh, e la sua storia si intreccia anche con quella di un altro gladiatore eh, con il quale è stata sposata, anche lui di Napoli, e, e, e tutto ciò ci riporta al fatto che camminavano insieme in Sicilia questa donna e Faccia da Mostro e in Calabria. Questo che cosa ci fa pensare? Il libro è quello che, che vuole illuminare il fatto che ci sono degli episodi criminali che sono accaduti in Sicilia e eh, in Calabria fra la metà degli anni 80 eh, fino alla, alla fine degli anni 90, in cui questo uomo, eh, diciamo, in qualche modo eh, era presente, almeno secondo i testimoni, in cui questo uomo viene associato accanto a dei delitti ancora oggi eh, rimasti eh, un mistero. E, e se appunto abbiamo la prova che non era un mafioso e non era uno che faceva parte di organizzazioni criminali organizzate, bisogna capire a che titolo era lì e per e chi... Certo. Era. Molto intrigante, direi quasi sei pronto per una fiction. <ride> Ma io diciamo No, no, il libro l'ho scritto per una questione civica, cioè, No, certo, eh, questo non eh, di... in effetti la storia di questo uomo sembra proprio se non fosse col proprio nome italiano, se non fossero i luoghi italiani, sembrerebbe una storia americana. Poi Lucia certo viso da, da, da Charles Bronson da certo, Giusti certo. della Notte in effetti le, le foto che pubblico eh, anche nel libro ti ti dà questa cosa da storia americana da spy story anche come muore cioè lui a un certo punto, quando viene identificato dopo 30 anni, perché fino a quel momento nessuno sapeva il suo nome, poi degli investigatori si mettono lì a cercarlo. Ma chi è questo faccia da mostra? Viene dato un nome, e un cognome e quando viene identificato fanno i primi accertamenti e i magistrati iniziano a chiamarlo perché lo, 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 lo accusano di alcuni delitti. Ecco, a quel punto viene colto da un infarto improvviso. Prima che alla vigilia, magari, che i magistrati lo potessero interrogare, e, e muore. E, è, è un po' quello che vediamo nei film diciamo da 007 o da, altre, da altri thriller. Però poi il libro, ecco, dice, Ti ho dato già il finale del libro, ma il libro però non si conclude con la morte di Aiene, no? Purtroppo certo. certo. prosegue con una persona che è ancora viva e che dicono essere stata al suo fianco una donna. Certo, no, è molto, molto affascinante e io ti posso assicurare, te lo prometto, nei prossimi giorni sarò in un liceo con un nutrito gruppo di ragazzi e sicuramente siccome mh, spesso, e questo è molto bello, i, i, i giovani, soprattutto quelli che stanno per fare la maturità, ti pongono domande, poi conoscendo un pochino l'esperienza del nostro lavoro, eccetera. Eh, ne, voglio, ne voglio parlare quindi questa sera una, sarà un mio impegno preciso finire di leggere faccia da mostro Grazie. Lirio, li, Lirio io ti ringrazio come sempre sei stato molto chiaro molto preciso eh, ti sei vaccinato dai, già che ci siamo facciamo pure questa domandina eh, la prima dose sì l'ho fatta bravo bene anche anche essendo oncologico ho fatto anche la seconda ma insomma eh, sì. eh, mi raccomando, vaccinatevi. Ah, così, ah, così finalmente potremo uscire. I collegamenti vanno benissimo. Si sta benissimo anche a casa a fare. No? Tu, tu sei nella tua, immagino non so se sei in redazione o a casa. Sì, sì, sono in redazione. Sei in redazione. Io sono a casa e, e quindi si lavora in smart working. Però è anche bello ogni tanto sedersi di fronte ad un bicchiere di buon vino e a un piatto di pasta. Grazie, grazie Lirio, buon lavoro e a presto. Ciao. Grazie, grazie a voi.